Buongiorno a tutti ed eccoci tornati con una nuova puntata della nostra Not So Berry Challenge. Scusate la voce intanto perché non sono molto in forma, ho un abbassamento di voce. Vabbè, come potete vedere i rapimenti continuano e Mandy praticamente un giorno sì o un no viene rapita dagli alieni. Fortunatamente non succede nulla, però anzi lei torna sempre molto carica e contenta di questa esperienza, però continuano e sono molto molto frequenti. Comunque in casa le cose vanno alla grande, le bimbe crescono, giocano a scacchi, anche se Rochelle si distrae sempre facilmente perché guarda in continuazione la TV. Questa è, diciamo, il loro rituale della colazione. Infatti Mandy dorme sempre un pochino di più, mentre c'è Kevin e le gemelle che fanno sempre colazione insieme, vuoi al bancone, vuoi al tavolo, però è il loro piccolo momento della mattina, mi piace tantissimo. Al rientro da scuola si godono ancora le giornate estive di caldo nella loro piscinetta, giocando con la sabbia in giardino e insomma si godono a pieno appunto questi pomeriggi caldi. Anche se Rochelle sappiamo tutti che è una testa calda e quindi ogni tanto le prendono diciamo i 5 minuti, va in camera sua, si deve sfogare e rompe, si sfoga appunto contro la casa delle bambole rompendola tutta e tant'è che dopo devono venire Kevin o Mandy insomma ad aggiustarle. Comunque anche i suoi momenti calmi e tranquilli, infatti adora giocare con la bambolina umiscana che hanno preso a Selva Dorada e intanto che la mamma fa e scrive alcune cose al computer, lei le sta sempre intorno e nel frattempo gioca con la sua bambolina, insomma, chiacchierano, si raccontano delle loro giornate e insomma creano appunto un bellissimo rapporto che continua ad andare avanti, pur avendo Mandy una vita davvero molto frenetica tra la carriera e il tutto. Al lavoro Mandy procede alla grande, sappiamo già che è al massimo del suo livello di carriera, spesso ci sono in visita i turisti e Mandy non perde mai l'occasione di poterli controllare con il raggio SIM, infatti vuoi per i compiti gli incarichi lavorativi, vuoi per divertimento, mettiamola così, io penso di sì. Si diverte insomma a controllare tutti quanti, sia i suoi dipendenti, diciamo che in questo caso i turisti. Vi faccio vedere anche una scena che ho immortalato dove c'erano Roberta e Iroto, mi pare si chiami, che chiacchieravano insieme. Quindi, insomma, io credo che tra questi due stia andando avanti la relazione. Li ho beccati, ho detto questo lo devo assolutamente inserire nel video. E Mandy appena torna a casa controlla sempre gli esiti delle analisi che manda al centro geologico per ottenere gli elementi, e però appena appunto si rilassa, si fa una doccia e dedica sempre del tempo anche a Kevin, infatti ogni tanto si guardano un film proprio come vecchi tempi sul divano coccolandosi e insomma sono sempre innamorati come il primo giorno. Qui una sera c'era la nostra Ruth che si è addormentata sugli sdrai in giardino quando appunto ho notato che erano comparse delle luci. E vedete qui vicino alla porta, non sapendo cosa fossero, non so come, ma per fortuna Ruth si è svegliata, è entrata in casa, appena entrata in casa è uscita Mandy e l'ha rapita nuovamente gli alieni. Questa volta qui ormai rischiava di essere scoperta da Ruth e quindi ha deciso che a lavoro avrebbe impedito i rapimenti alieni tramite l'antenna e infatti così ha fatto perché stava diventando troppo pericoloso e non poteva assolutamente permettere che succedesse nulla alle proprie figlie. E infatti appunto questa è lei con Rochelle che se le abbraccia tutte, insomma, per amore della propria famiglia ha deciso di diciamo non essere, cioè di impedire i rapimenti alieni ed evitare che questo mondo nuovo possa venire a contatto con la sua famiglia e i suoi affetti. Per ora è tutto e ci vediamo con la restante parte del video.
Eccoci tornati in gioco. Allora, questa volta l'intro è un po' più breve del solito perché... Che giorno è? Ah, parlata da pirata, vabbè. Perché appunto vi dicevo, le partite sono più o meno simili, sempre. E oggi avevo in mente di portarli in piscina, siccome siamo in estate, direi che è un'ottima giornata. Quello che volevo farvi vedere è che però con Mandy abbiamo quasi raggiunto tutti gli obiettivi. Infatti abbiamo modello di malizia che è completata, carriera che è a livello 10, abilità, logica, malizia, livello 10. L'unica cosa che manca è la nostra collezione degli elementi. Tra l'altro ha trovato l'altro giorno questo, il frutto alieno, e boh, io proverei a piantarlo. Vediamo un po' cosa succede. Magari lo può piantare qua sotto se ci sta. Vediamo. Pianta, così lo tiene un po' più nascosto. L'unica cosa che manca per la nostra generazione menta è questo maledetto elemento. Mamma mia, adesso vi faccio vedere. Queste qui mi sarebbe piaciuto farle, però è secondario. Guardate. L'oggetto non è ancora stato trovato, continuo a cercare, raro. Non so il nome di questo elemento qui, però mi manca questo. Io tutti i giorni che va a lavorare gli faccio raccogliere qualche elemento e lo faccio sempre mandare al centro geologico, insomma, quello che è. Perché, insomma, vorrei completarla, ovviamente, però ancora non ci siamo, però. Direi che siamo a buon punto, è l'unico punto della sua generazione che mi manca. Innaffia. E basta. Ok, vi faccio vedere le paure, così vi aggiorno anche qui con le loro cose. Adesso lui ha paura del lavoro senza sbocchi. Lei l'ho mandata a lavorare con lo stato, com'era? Ritrova la passione, ecco, e non ha più avuto nulla. Adesso però ce l'ha ancora qui, però non ha più il simbolino. Poi ha paura del buio perché l'altra sera appunto è stata rapita dagli alieni. Aspetta, dai, diamogli un bacio. Anzi, sai cosa c'è? Fate un fichi fichi qua. Cos'altro volevo dire? Ah sì, l'altra sera è stata rapita dagli alieni di notte, quindi dopo quel rapimento appunto è stata... le è comparsa la paura del buio. Intanto ha guadagnato anche il tratto tormentatrice per aver realizzato l'aspirazione modello di malizia. Questo non lo sapevo. E le gemelle, wow, che brava. Voi state benone, direi. Vabbè, lei ci teneva a ripulire la sua e direi che potremmo andare in piscina. Quindi io vi ho aggiornato su tutto. Volevo vedere se arrivava la posta anche di sabato, ma non ricordo, forse no. Comunque direi che ci vediamo in piscina. Eccoci arrivati, strano e nuvoloso, non avevamo dubbi. Vabbè, finché non piove, diciamo che va bene anche così. Devo fare una piscina a Oasis Springs, che è quasi sempre bello, ma sarà che ti metti con questo? No comment. Spruzza, spruzza. Dai, fai un bel tuffo. Dov'è? Oh.
Racconta una storia, spruzza, insomma, volevo passare questa giornata in piscina, ma... Ok, volevo, insomma, fare qualcosa di diverso, ma siamo sempre sfortunati. Posso insegnare a nuotare? Sarebbe bello, non so se è così, ma se esiste la paura dell'acqua. Fate un tuffo, dai. Vediamo la nostra Rochelle. Direi perfetto. Ora anche tu. Cosa fa? Ballo. No, dai, tuffati. Voi chiacchierate, ammira il bottino, insomma. Strano, piove. Allora non fluttuare all'indietro, ma vieni qui. Lamentati, di ma che schifo di giornata. Veniamo noi in piscina una volta, uffa. Questo giro in piscina è stato un fallimento, però vabbè, non fa niente, dai, non ci demoralizziamo. Dire che possono tornare a casa, magari invitare le loro amichette di scuola. Sì, dai, torniamo a casa, uffi. Eccoci qui. Grandi spazi aperti, sì, a lei piace stare all'aperto. E allora sai cosa c'è? Tu creati un club. Se no mettiamo tipo quarta C alla loro classe di scuola per variare un po' e ci mettiamo tutte loro. Direi che ci siamo. Requisiti, ma no. Divertimento e giochi, no, esterno, sociale, no, amichevoli, va bene, e volevo fare attività per bambini, fai i compiti, e attrezzature qua. Boh, gioca con i giocattoli, dai. Aperto a tutti, solo su invito. Direi perfetto. C'era qua, non mi ricordo se è qua. No, forse è da un'altra parte dello scenario. Però possiamo fare che ci andiamo, viaggia. Non so perché non si riesca a viaggiare con tutto il club o a fare viaggia direttamente così con le persone. Oh.
Gibbs? Guarda! Nibba! Jack! Che carina, Sara! Che festa, eh? Festival della neve, no, invece Ruth è un po' più timida, però... Gioca insieme, dai. Almeno fanno qualcosa di diverso, poi se c'è anche qualche altro bimbo che vuole unirsi a noi, però qua c'è tutta gente solo che gioca a scacchi, tutti adulti, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Ah, qualche bimbo c'è. Abbiamo Patricio, presentazione divertente, anzi... Fai tu che devi conoscere più persone possibili. Abbiamo Elsa. Abbiamo Elena. Ma basta perché abbiamo finito i posti. Questa adolescente. Adolescente mi sa. Sì. Luca, presentazione divertente. Invita a entrare nel club, dai, poi abbiamo finito i posti, ma va bene lo stesso. Però dai. Non posso aggiungere un posto? Come si fa? 250 punti, dai. Lui fa già parte della Lega degli Avventurieri. Patricio, che nome. Giocate insieme, dai. Non gioca più nessuno. Sono troppi? Boh, non lo so. No. Quello! Ninci buia! Allora, intanto sicuramente compriamo un posto in più, aggiungi un posto a tavola, eccoci, e siamo uno in più. E possiamo aggiungere Lucas, anzi magari Nanami col fatto che è di... Adesso lo dico, di Komorebi la tagliamo fuori e... No, 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 non Mandy. Ci mettiamo Alberto Alberghini, dai, facciamo così. Volevo farla diventare amica con Sara, che è veramente carinissima. Baloo,
Dai, direi che si è fatto tardi. Allora, dai, eccoci tornati a casa. Dunque, prendiamo la posta, così vediamo se... non ho sentito nessun suono, quindi direi di no. Facciamo la prova del 9. No, possiamo rivenderli tutti. Troveremo prima o poi. Ripeto, se avete consigli ditemi pure, perché non so più dove sbattere la testa. Veramente, non lo so. Dunque, lui come è messo invece? Allora, rendimento da ok, perché le ultime volte andava a lavorare con una socialità molto bassa. E quindi era un po' più in difficoltà. Questo si rompe tutto ultimamente, non so. Sussurra parole dolci. Vediamo di aumentare un po' il carisma. Che punto siamo? Oddio, siamo all'inizio del 7. Dai, esci. Quindi? Non so perché quando entrano qui si bloccano. Devo far così. Devo usare il teletrasporto, vabbè. Vai in bagno, dai. Direi che ci vediamo domani. Non avevo in mente nulla di particolare, però... riconoscimento modaiolo. Dai, vediamo. Magari invitiamo i nostri amici qui. E giochiamo un po' qui a casa. Allora, eccoci tornati. Io ho visto che è da ieri che aveva il desiderio di diventare amica di Luca, che non era nel club, allora ho tolto uno degli altri bambini e ho aggiunto Luca. Così magari le esaudiamo questo capriccio. Intanto qui è cresciuta la pianta. Chiedi dei vermi. Oh! Naffi intanto. E sapete cosa vi dico? Che io la faccio qui da loro, una piscina. Sì, direi che ci rivediamo tra poco. Eccoci qui, fatta proprio al volissimo, però direi che ci siamo. Dunque, lei intanto fai velocemente i compiti. Tu anche. Ah. Lei comunque è da 10, quindi è bravissima. Per comodità non credo che le manderò all'università, sicuramente Ruth no, perché vorrei seguirla, e Rochelle neanche, perché magari seguirò altre generazioni. Quindi quello che pensavo era questo. Allora, tu vieni qua e mettiti a cucinare. Prepariamo qualche cosa per i bambini, dai. Dei biscotti. Così che possano venire a fare, insomma, la loro giornata qui. Vendi tutto, allora. Quindi rifacciamolo. Start up.
Ce l'abbiamo fatta, dai. Ok, dai, vieni qui. Anzi, intanto gioca un po'. Lei sta alla grande. Una. Tu vai in bagno. Avevo una mezza idea di invitare anche il club degli adulti, però onestamente non lo so, forse non adesso. Però tu potresti... Allora, intanto io farei così. Vabbè che abbiamo la cosa dietro, quindi. Ah, poteva essere una giornata adatta per il Festival della Gioventù, ma col fatto che è estate mi piace passarlo qua. È iniziato il raduno del club della quarta C. Nuota insieme, dai. Eccoci. Parla della scuola, Sara è stata la prima a parlare dei giocattoli e poi vuole diventare spruzza. Chiedi della sua giornata, vuole diventare amica con Luca. No, non posso. Parla della scuola. Lei comunque è un po' intrattiene sempre tutti, un po' la regina del club. Parla della scuola. Nota qui con i membri del club, così vengono anche gli altri. Eccoli, la sua giornata. Poi anche lei bisogna che, insomma, faccia un po' amicizia, no? Mi sta venendo tipo la nausea a vederli girare intorno. Ok, facciamo basta, tanto sono tutti qua. Tuffati per il gruppo, dai, fai un bel tuffo a bomba. Si divertono, si divertono. Io direi che possono fare prendere una porzione insieme. Prendono un po' di biscotti, insomma,
li ospitano tutti a casa. Loro che hanno un po' di tempo, direi che potrebbero, dai. Venite qua, approfittate. Atene, che cosa ho fatto? Ok. Sentiti fiduciosa all'aperto di notte. Eccoli. Tutti che mangiano i loro biscotti. Insomma, una gran giornata, direi, eh. Quindi amicizia con altri tre bambini, ok. Non fare la sociale, lei è un po' più timida. E invece Rochelle è quella più sfacciatina, dai, lo sappiamo. Adesso vi faccio una bella foto. Mi piace. Nulla, io direi che noi ci possiamo anche salutare perché comunque la giornata direi che può finire qui. Vi ho aggiornato un po' e mi raccomando, fatemi sapere come poter trovare quel maledetto elemento perché sto impazzendo veramente. E nulla, io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!